Buonasera, siamo arrivati al tavolo mobile. Siamo arrivati al quanto di rincontro, sarò veramente brevissima. Speravo che i ringraziamenti li facesse l'assessora che abbiamo qui, ma insomma mi ha delegato di nuovo a ringraziare quindi se stessa. No, qui ringrazio l'assessorato. Voi naturalmente sempre presenti, alcuni di voi assidui, altri nuovi. La Casa della Musica e l'ARCI, che ha organizzato più l'associazione Matesis, che io rappresento qui adesso. Ho con me un paio di libri, ve ne mostro uno. Questo si intitola La scienza e l'Europa, il Rinascimento, volume 2. Ce ne sono 5 di questi libri. Sono una delle ultime opere di Pietro Greco che abbiamo qui oggi. Fra di noi abbiamo questo onore di avere Pietro Greco. Sarà presentato e anche dialogherà con lui da Fernanda Marchiol. Fernanda Marchiol condivide una serie di cose con Pietro Greco. Sicuramente condivide con Pietro Greco la passione per la ricerca e sicuramente anche l'impegno nel campo della comunicazione della scienza e l'impegno anche nel campo della cultura per la pace. Sicuramente questo hanno in comune. Sarà lei a presentarcelo e presentarci anche l'argomento di oggi. Chi è Fernanda Marchiol? Fernanda Marchiol ha studiato storia e ha anche conseguito il master in comunicazione della scienza, che è un master che ha ideato e diretto Pietro Greco qui alla Sissa, a Trieste. In questo momento, per quanto sia di Udine, Fernanda sta frequentando un dottorato a Trento, qui è diventata trentina di adozione, però è cervignanese, diciamo adesso, eravamo fuori, è cervignanese di ascendente. Perché ve lo dico? Perché in effetti il fatto che Fernanda sia arrivata qua mi ha anche fatto rincontrare nel luogo delle nostre origini il mio più caro, uno dei miei due più cari amici d'infanzia, che è il papà di Fernanda, che era appunto cervignanese, che è qui presente. Quindi per me è stata un'occasione anche emotiva molto forte, non solo il fatto di incontrare Pietro Greco, ma anche di incontrare Fernanda e la sua famiglia che mi riportano all'infanzia. E io li ringrazio ovviamente tutti e due perché nel turbinio della loro esistenza sono riusciti a trovare questa giornata per essere tutti e due assieme. Grazie. Beh, adesso Grandinella mi ha fatto emozionare. Allora, ringrazio tutti anch'io per avermi invitata qui e sono onorata di essere qui anche a presentare uno dei maggiori giornalisti scientifici italiani. Chimico di formazione, Pietro Greco è autore di una cinquantina di libri di divulgazione scientifica ed è uno dei pionieri della comunicazione della scienza in Italia e fondatore delle principali strutture devote alla divulgazione scientifica come Città della Scienza di Napoli e come il Master in Comunicazione della Scienza della Sissa che ho frequentato con lui. Come giornalista, con direttore di Scienza in Rete, che è un giornale digitale che si occupa appunto di scienza e società, ma anche della rivista Scienza e Società dell'Università Bocconi, ed è conduttore della bellissima trasmissione di Radio 3 Scienza che c'è sulla RAI, nonché collaboratore della RAI. Detto questo, è pochissimo rispetto al suo lunghissimo curriculum, che però sarebbe troppo lungo presentarvi qui. E quindi insieme a lui oggi parleremo di scienza, Europa e Rinascimento, come Diannella Pezza ha raccontato prima. Ed è un tema a cui Pietro Greco ha dedicato un intero volume di questa opera che definirei enciclopedica e inedita quasi in Italia, perché adesso magari vi dico i motivi, che è giunta alla conclusione quest'anno, nel febbraio è uscito l'ultimo volume, di cui parleremo oggi. Pietro Greco in quest'opera ripercorre la storia dell'Europa adottando una particolare prospettiva che è quella del rapporto tra l'Europa e la scienza.
Quindi, diciamo, questa è la principale carattere di originalità di quest'opera, ma vorrei evidenziare anche tre caratteristiche che secondo me sono significative. Appunto, una è l'intenzione sistematica del lavoro che Pietro Greco ha fatto, perché manca, secondo me, in Italia comunque mancava una cosa del genere, un'idea così generale, perché per gli storici è vero, è importante andare in profondità nei fatti e ricostruire gli avvenimenti minuziosamente, però anche un ragionamento di ampio respiro sul lungo periodo consente di analizzare i fenomeni da una prospettiva significativa. Quindi è un lavoro molto prezioso quello che Pietro Greco ha fatto. E a questo si aggiunge il linguaggio e lo stile che Pietro Greco ha deciso di utilizzare, perché da grande divulgatore e grande giornalista ha usato un linguaggio molto molto chiaro e semplice, e la sua capacità è quella di rendere semplici le cose difficili. Quindi è un libro che si legge tutto d'un fiato, un racconto, eppure quello che riporta sono comunque fatti, sì, c'è un rigore scientifico dietro a questo racconto. Ma infine, le caratteristiche significative sono le tesi che Pietro Greco espone in questi libri e che argomenta, e quello che propone a noi come visione della scienza nei secoli e come visione del rapporto tra la scienza e la società, in questo caso tra la scienza e l'Europa. Praticamente Pietro Greco cosa fa? Va a rovistare tra le carte del passato partendo dal presente, cioè si imbarca in questo viaggio nei secoli e torna al presente con degli interrogativi, perché la sua domanda parte dall'oggi e interroga il passato per rispondere all'oggi. E quindi la storia diventa uno strumento di interpretazione del passato, quasi uno strumento ermeneutico. Ed è questo il taglio, secondo me la cifra più significativa, perché è il taglio del giornalista che indaga in realtà i fatti storici. Ed è molto interessante, a mio avviso, la visione che Pietro ci offre e ci propone della scienza in quanto produzione di conoscenza, cioè scienza relata ad altre discipline e anche all'esigenza della vita quotidiana. Cioè la scienza che emerge dalle pagine dei libri di Pietro è una scienza che permea la società e la realtà quotidiana e in tutte le cose che ci circondano. E questa è una cosa che secondo me non balza sempre agli occhi. Abbiamo l'idea di scienza che è chiusa nel laboratorio, che è distante dalle persone, che è incomprensibile. Lui invece mostra come questa scienza sia dappertutto e sia anche vicina alle persone. E una delle tesi che esprime è il forte intreccio tra scienza e tecnologia. E questo, diciamo, lo definisce come un carattere molto importante per lo sviluppo del rapporto tra la scienza e l'Europa, e sostiene che questo intreccio tra scienza e tecnologia si abbia avuto un forte impulso, in particolare nel Rinascimento, all'interno delle botteghe degli artigiani di Firenze, di cui poi magari lui approfondirà di più. Ed è qui che si sarebbe innescato questo meccanismo per cui l'innovazione scientifica, cioè per cui la scienza produce innovazione tecnologica, però la stessa innovazione tecnologica richiede la produzione di nuova conoscenza scientifica. E questo, per usare le sue parole, nell'introduzione al libro c'è scritto proprio che da allora la tecnologia ha iniziato a essere la madre di sua madre, che era la scienza, e la scienza ha iniziato a essere la figlia di sua figlia, che era la tecnologia. E quindi questa è una lettura, secondo me, completamente inedita del Rinascimento, perché il Rinascimento noi siamo abituati a pensarlo ricordando i grandi artisti, quindi Michelangelo, Leonardo, Brunelleschi. In realtà lui sostiene che, oltre all'aspetto culturale, il Rinascimento è un fenomeno fortemente scientifico. Ed è addirittura, si spinge oltre e dice che è la premessa alla nascita della scienza moderna, quindi innesca in qualche modo la rivoluzione scientifica che ci sarà poi nel 600. Di fatto, effettivamente, la principale questione per gli artisti rinascimentali era riuscire a rappresentare il reale, quindi la realtà che è in tridimensionale, come fare a riproporla su una tela che ha due dimensioni, e come fare studiando la scienza, cioè studiando la matematica. Quindi gli artisti del Rinascimento erano al tempo stesso scienziati, e gli scienziati erano artisti. E in questo poi Pietro ce lo spiegherà in lungo e largo, ma Leonardo con i suoi disegni faceva di fatto scienza, cioè era un atto di conoscenza, cercava di riprodurre il reale. E da qui
di fatto nasce l'idea di questa conferenza, cioè quella, il titolo è La scienza visuale, proprio perché attraverso questi disegni si produceva conoscenza scientifica. Quindi era vedere prima che leggere, addirittura nei libri, o vedere prima che, insomma, vedere per comprendere. E questo lo facevano anche gli architetti, gli ingegneri, i navigatori con le carte geografiche, che proprio in quel periodo poi iniziano a sviluppare. Quindi adesso io chiudo qui, ma in questo breve excursus spero di avervi trasmesso qual è la tesi principale, che adesso Pietro ci racconterà e che approfondirà molto più di me, che è quella di associare la nascita dell'Europa, ti chiederò anche di definire cosa intendi tu per scienza, cosa intendi per Europa, all'inizio del suo rapporto con la scienza e con la ricerca scientifica. E preannuncio che potrete capire come questi libri poi, essendo lui partito dal presente, interrogando il passato per comprendere il presente, alla fine ci porteranno a fare una riflessione anche sul presente, ma questa sarà nella seconda parte. Grazie Dianella, grazie Fernanda per le vostre parole, per l'invito, per essere qui. Grazie a voi tutti, eroici, con questo caldo. Siete davvero, vi ringrazio davvero moltissimo. Bene, entriamo subito nel merito. Noi siamo qui in un evento che è parte di una riflessione generale su Leonardo in occasione dei 500 anni dalla sua morte. Io non vi parlerò molto, parlerò poco di Leonardo, ma cercherò di parlare del contesto nel quale Leonardo ha vissuto e ha operato. Quindi mi piace cominciare con questi affreschi a Roma, realizzati tra il 1509 e il 1511 da Raffaello Sanzio. Questo affresco in particolare è la Scuola di Atene, si chiama La Scuola di Atene. Ora, Raffaello Sanzio è un grande pittore, un grande artista, poi dirò che è anche una persona che ha frequentato la matematica, la geometria, e in questo suo affresco raccoglie molti dei temi che Fernanda ha già anticipato. Perché, vedete, 1509-1511, Leonardo è ancora vivo, morirà nel 1519. Michelangelo Buonarroti è ancora vivo, morirà molti molti anni più tardi, lui stesso ovviamente è ancora vivo, anche se morirà piuttosto presto, giovanissimo, nel 1520. Poi dirò perché proprio questi tre, ma intanto questo affresco definisce una cosa, si chiama La Scuola di Atene. Perché si chiama La Scuola di Atene? Beh, perché anche Raffaello dipingeva per il presente. Perché secondo Raffaello era nata una nuova Atene. E dove? Adesso lo vedremo. Intanto cominciamo con Leonardo. Come vedete, i due figure principali, proprio al centro dell'affresco, rappresentano Platone ed Aristotele, i grandi filosofi per antonomasia. Bene, chi è che, come dire, dà il volto a Platone, che soprattutto in quel momento a Firenze è considerato, diciamo, filosofo di grandissima maglia, forse superiore anche al suo allievo Aristotele? Beh, il volto glielo dà Leonardo da Vinci. E questo che cosa significa? Che Raffaello, nel 1511, riconosceva in Leonardo da Vinci delle più grandi figure culturali, uno dei più grandi colleghi pittori, ma una delle più grandi figure intellettuali e culturali del suo tempo, mentre era ancora in vita Leonardo, non era morto. E in realtà, se uno fa attenzione, nell'affresco di Raffaello è dipinto anche, cioè, il volto anche di Michelangelo, che rappresenta Eraclito.
Ed è una figura, non dico secondaria, ma non è così centrale, diciamo, come Leonardo. E poi c'è anche lui stesso che si è autoritratto, un autoritratto in cui non rappresenta nessun personaggio storico particolare, ma ha voluto firmarsi. Bene, queste tre persone, Leonardo, che Raffaello considera, diciamo, il più grande, Michelangelo e lui stesso, alcuni anni dopo, da Giorgio Vasari, che possiamo considerare il primo storico e critico d'arte del mondo, sostiene Giorgio Vasari, in un libro di biografie degli artisti, dei pittori e degli architettori, come scrive Vasari, li considera la perfezione assoluta. Questi tre, in maniera diversa, in pittura, nelle arti figurative, hanno raggiunto la perfezione assoluta. Nessuno prima di loro l'ha raggiunta ed è inutile insistere perché nessuno dopo di loro potrà raggiungere quel livello. Quindi li considera la perfezione assoluta in pittura. E qual è la nuova Atene? La nuova Atene è chiaro, è Firenze per Raffaello, che è di Urbino. Però tutti e tre si sono incontrati, nessuno è nato a Firenze, ma tutti e tre si sono incontrati a Firenze, una città che nel 400 e ancora all'inizio del 500 era una città che oggi definiremmo piccola, 50-60 mila abitanti, ma con una concentrazione di geni così elevata, non ci sono, poi vedremo, faremo altri nomi, così elevata che probabilmente al mondo, neanche nell'antica Atene, neanche ad Alessandria d'Egitto, che è stata per 700 anni la capitale della scienza mondiale, c'è mai stata in un lasso di tempo così ristretto un numero di geni così, così vasto. Quindi quel fresco ci dice, attenzione, che la nuova Atene è Firenze ed è frequentata da grandi personaggi come appunto Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e poi magari io stesso, perché poi Raffaello ha ben ragione, aveva una certa stima di se stesso, una buona autostima. Bene, ritorniamo un po' a Leonardo e al discorso che cercherò di fare. E Leonardo, genio assoluto, anche se stranamente in questo anno di celebrazione dei suoi 500 anni sento sempre più voci che cominciano a criticarlo. Ma sì, ma poi non era un grande pittore perché non ha portato quasi mai a termine i suoi lavori, non era un grande scultore, non era un grande architetto, non era un grande ingegnere, non era un grande scienziato, non era un grande matematico. E dopo averlo forse troppo mitizzato, considerato il genio eclettico per antonomasia, adesso c'è, come dire, un eccesso di svalutazione. Leonardo è stato un personaggio straordinario in pittura, nelle arti, nelle scienze, persino in matematica e geometria. Forse non tutti sanno che esiste un teorema di Leonardo che lui ha dimostrato, anche se lui non era un matematico. Non so se tu mi correggerai, ovviamente conosci. Bene. E allora oggi cercherò, appunto, come è stato già ampiamente detto, di costruire questo ambiente nel quale è vissuto Leonardo, ma insieme a tanti altri geni. Com'è possibile? Allora ci sono molte teorie, molte ipotesi. Una ipotesi che mi convince molto è che in ogni luogo e in ogni tempo esistono persone con una potenzialità creatrice molto molto elevata. Però se non c'è, i fisici li chiamano le condizioni al contorno, se non c'è un ambiente adatto, se non ci sono gli stimoli giusti, queste potenzialità non si esprimono e quindi noi non ci accorgiamo di geni che potrebbero emergere come tali, ma non riescono perché non trovano l'ambiente adatto. Allora, questa concentrazione straordinaria di geni a Firenze è proprio perché a Firenze si è creato un ambiente adatto, un ambiente straordinariamente adatto. Vedete, una delle figure straordinarie, uno di questi altri geni del 400, che sono
frequenta Firenze è Piero della Francesca, questo è un suo dipinto, il battesimo di Cristo. Piero della Francesca trova posto in quel libro cui ho accennato prima, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori, scritto nel 1568 da Giorgio Vasari. E Giorgio Vasari lo paragona a Euclide e ad Archimede, grandissimi scienziati del passato, e sostiene in questo libro che è il miglior geometra del suo tempo. Cosa interessante, intanto perché Giorgio Vasari dimostra di essere non solo un critico d'arte, ma di saper riconoscere anche le qualità scientifiche di una persona, ma è il medesimo giudizio che alcuni secoli dopo uno storico della matematica, Maurice Klein, darà di Piero della Francesca, il più profondo e creativo studioso di geometria del 400, il più profondo e creativo studioso di geometria, insomma il maggior geometra del suo tempo, per usare le parole del Vasari. E ovviamente Piero della Francesca era un grande pittore, oltre che un grande geometra e matematico. Tra l'altro è legato a Leonardo, perché Piero della Francesca, questi fili bisogna cercare di ricostruirli, Piero della Francesca è stato un grande matematico, maestro di Luca Pacioli, matematico e geometra anche lui, anche se mi dicono gli storici della matematica ad un livello un po' più basso di Piero della Francesca. Non è stato grande, ma non abbastanza grande in termini matematici come Piero della Francesca. Ma Luca Pacioli è stato l'insegnante, un amico, ma l'insegnante di matematica di Leonardo. Quindi c'è un legame tra il più grande geometra del 400 e Leonardo, sia pure indiretto. E la mediazione l'ha fatta Luca Pacioli. Ma ci sono altre file da ricostruire. Leonardo, intorno ai 12-14 anni, insomma gli storici sono un po' divisi su questo, si trasferisce da Vinci, dove è nato e ha vissuto la sua infanzia, si trasferisce a Firenze. Ora Leonardo, per fortuna nostra, non so se è sua, diciamo, perché non so se è stato fino in fondo felice nel corso della sua vita, penso di sì, ma insomma, ma certamente per fortuna nostra, era un figlio illegittimo e in quanto tale non poteva frequentare l'università, anche se il padre era un notaio molto influente. Quindi il padre era una persona, diciamo, di facili costumi, insomma, però era una persona anche molto intelligente. E cosa fa? Lo porta nella bottega degli artisti. In quel momento gli artisti stavano diventando intellettuali a tutto tondo, volevano essere riconosciuti come intellettuali a tutto tondo nella Firenze dominata dai filosofi, no? Dai filosofi proprio platonici in particolare, scuola di Ficino, e dice: noi artisti vogliamo essere considerati alla stregua dei filosofi perché siamo culturalmente altrettanto importanti di loro. E c'erano queste botteghe degli artisti e c'era questo Andrea del Verrocchio, un buon pittore, ottimo scultore, che aveva tra i suoi allievi ha avuto Leonardo, Botticelli, Perugino, che è stato maestro di Raffaello, e il ghirlandaio, che è stato maestro di Michelangelo. Allora ricordiamoci Vasari, i tre della perfezione, Michelangelo, Raffaello e Leonardo. Chi indirettamente? Chi direttamente sono stati tutti allievi del Verrocchio. Un maestro davvero straordinario, questo Andrea del Verrocchio. Tra l'altro c'è una bella mostra proprio dedicata a lui in questo momento, meritatissima tra l'altro. Bene, mentre Leonardo frequenta la bottega del Verrocchio, ha modo di frequentare anche due personaggi che fanno la storia della scienza di Firenze, quindi d'Italia, quindi d'Europa, quindi del mondo in quel momento. Perché frequentano la bottega del Verrocchio per fare quattro chiacchiere più o meno tutti i giorni, Leon Battista Alberti, che è l'uomo che ha scritto il primo libro sulla prospettiva, in termini geometrici, matematici. Poi
Piero della Francesca ne ha scritto un altro più fondamentale di quello di Leon Battista Alberti. Ma Leon Battista Alberti è stato il primo, nel 1435 per la precisione. E poi è frequentata la bottega del Verrocchio da un matematico molto importante, Paolo Dal Pozzo Toscanelli, talmente importante che grazie a un suo errore, non solo, ma anche grazie a un suo errore, noi, Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, perché Paolo Dal Pozzo Toscanelli ha fatto un po' di conti e ha detto guardate che noi possiamo raggiungere l'Asia, le coste orientali, la Cina, il Giappone, che erano perfettamente conosciuti allora e anche molti secoli prima, li possiamo raggiungere per via diretta, senza dover circumnavigare l'Africa o prendere le strade interne, la via della seta e cose di questo genere, sono dispendiose, eccetera. Guardate che facendo un po' di calcoli, con un relativamente pochi giorni di navigazione, si può raggiungere dall'Europa direttamente l'Asia, partendo in una direzione diversa da quella che stavano già facendo tanti altri navigatori europei. L'Asia era già stata raggiunta e frequentata in maniera molto, ma molto importante dagli arabi, e prima ancora c'erano rapporti con i cinesi, anche dei romani, quindi non stiamo parlando di terre sconosciute, erano perfettamente conosciute. Marco Polo l'aveva raggiunta a piedi, ma non era il primo, è quello che ha scritto un libro meraviglioso su questo viaggio. Bene, Paolo Dal Pozzo Toscanelli fa questi calcoli, sono sbagliati, e Colombo, sulla base di questi calcoli, sbagliando ulteriormente anche lui, tutti e due, facendo riferimento a calcoli sbagliati di Claudio Tolomeo, di un millennio prima, Colombo parte e raggiunge l'America, e anche lì per un errore che lo porta, diciamo, sostanzialmente a scoprire, tra virgolette, da parte degli europei, siamo un po' eurocentrici noi, questo continente considerato nuovo, ma che era stato già raggiunto dall'uomo circa 15.000 anni fa. Bene, Paolo Dal Pozzo Toscanelli è un altro dei grandi scienziati che frequenta la bottega di Andrea del Verrocchio. Non sono casi, è la regola. Perché non sono casi e perché è la regola? Perché la scienza rinasce in Europa nel 400 e nel 500. Allora dovrei spiegare, io qui ho 90 diapositive che non ve le do tutte, diciamo. Allora cercherò di spiegare brevemente perché dico rinasce. E partendo da un presupposto. L'Europa non è un continente, non in termini fisici almeno, è l'appendice più occidentale di una grande massa continentale che è l'Eurasia. E quando non c'era il canale di Suez, questa grande massa era collegata all'Africa. Io li chiamo i tre continenti connessi. Ed erano connessi perché c'erano reti di relazioni tra gli uomini che abitavano questi continenti, che migravano anche in lungo e largo, lungo questi continenti, molto molto stretti, che risalgono alla preistoria, quindi nulla di particolarmente nuovo. Bene, prima Fernando mi diceva, ma tu cosa intendi per scienza? Le definizioni possibili sono molte, i filosofi si accapigliano da centinaia di anni su cosa dobbiamo intendere per scienza, ma diciamo che la scienza è, per usare le parole di Galileo Galilei, il combinato disposto, l'insieme ben articolato di certe dimostrazioni, ovvero di teorie logicamente e possibilmente matematicamente ben fondate, quindi di teorie e di fatti sperimentali. Di sensate esperienze, le chiamava Galileo, cioè di esperienze fatte con i sensi. Una teoria, per essere una teoria scientificamente valida, deve giustificare, deve salvare i fenomeni, si diceva un tempo, cioè deve giustificare tutti i fatti noti. Se c'è un fatto noto, diceva un filosofo Karl Popper, basta quel che
contraddice la teoria, quella teoria non è più valida. Per fare un esempio, diceva Karl Popper, noi sappiamo, quando parlava lui, che tutti i cigni sono bianchi. Basta trovare un cigno nero e questa teoria è falsificata. Il cigno nero effettivamente fu trovato e la teoria che tutti i cigni siano bianchi è stata effettivamente... Bene, nella scienza funziona così. Basta un fatto, purché sia un fatto ben documentato e accertato, per far sì che una teoria scientifica venga sostituita da un'altra. Ecco, per esempio, quest'anno noi celebriamo i 100 anni della teoria della conferma sperimentale osservativa della teoria generale di Einstein, successo nel 1919. E tra il 1915, anno in cui Einstein propose la sua teoria, e il 1919 c'erano due teorie perfette che spiegavano tutti i fatti noti in fisica, nella fisica del moto in particolare. C'era la teoria della gravitazione universale di Newton e c'era la teoria della relatività generale di Einstein. Tutte e due funzionavano allo stesso modo perfettamente per tutti i fatti noti. Arthur Eddington nel 1919 studiò un'eclissi di Sole, verificò che la massa gravitazionale del Sole deviava la luce di una stella lontana di un angolo previsto dalla teoria di Einstein e non dalla teoria di Newton. Da quel momento in poi la teoria di Einstein è una teoria più generale della teoria di Newton. Insomma, questo è, insomma, i capi della scienza. Bene, questa scienza, combinato disposto di certe dimostrazioni e sensate esperienze, quando è nata, anche qui gli storici insomma dibattono, ma io accredito la tesi che sia nata una e una sola volta, ed è nata in epoca ellenistica ad Alessandria d'Egitto e in altre città degli imperi ellenistici, appena dopo la morte di Alessandro Magno. Non sto qui a spiegare perché, però alcuni nomi di quella epoca noi ancora li ricordiamo, anzi ancora li studiamo. La geometria euclidea la studiamo ancora oggi, la teoria è la geometria di Euclide. Archimede è stato Euclide è stato il più grande geometra di ogni tempo. Archimede è stato uno dei più grandi matematici, uno dei più grandi fisici di ogni tempo. Archimede stava a Siracusa, ma aveva contatti molto stretti con Alessandria d'Egitto, dove operava Euclide. E la qualità di questa scienza era straordinaria. Faccio soltanto due esempi. Eratostene, che era un altro matematico e fisico di quel periodo, calcolò la circonferenza della Terra mettendo semplicemente due paletti in piedi, uno ad Alessandria e un altro a 400 km di distanza, sempre in Egitto, e misurò l'ombra che proiettavano a una certa ora, a mezzogiorno. Dal calcolo di quelle ombre diverse calcolò qual era la circonferenza della Terra con un errore che oggi sappiamo essere dell'1% rispetto a quella che noi conosciamo. Cioè, straordinario. Un altro, che è Ipparco. Ipparco è noto per aver realizzato la prima mappa delle stelle nel cielo, calcolò, insomma, contò circa 1000 stelle nel cielo, nell'emisfero settentrionale, ovviamente, e le mise nella giusta posizione, con molti meno strumenti di quelli che abbiamo oggi. Però lui certamente stabilì che tra l'oceano Indiano, di cui aveva studiato le maree, e l'oceano Atlantico, di cui aveva studiato le maree, c'era qualcosa che non quadrava, perché i due fenomeni erano indipendenti. Quindi ne dedusse che tra l'oceano Indiano, l'Indo-Pacifico, l'oceano Indiano e il Pacifico, e l'oceano Atlantico ci doveva essere una terra in mezzo, per lo mezzo. Aveva scoperto l'America sulla carta. In realtà, secondo alcune ricostruzioni di un fisico che è diventato matematico, perché ritiene che la matematica è più pura della fisica, si chiama Lucio Russo, lui ha, sulla base di documenti cartaginesi che sono poi andati perduti, ha proprio calcolato la
le coordinate geometriche delle Antille, delle piccole Antille, anche della Groenlandia, dicendo lì ci sono le isole Felici, sostanzialmente nelle Antille e poi in Groenlandia, con una precisione che straordinaria, che è esattamente la longitudine e la latitudine che noi oggi attribuiamo a quei luoghi, che poi è andato perduto perché Tolomeo, che è vissuto circa 600 anni dopo Ipparco, aveva fatto dei calcoli con una misura del miglio diversa da quella di Ipparco e aveva calcolato una circonferenza della Terra molto inferiore a quella calcolata da Eratostene e da Ipparco. Vabbè, questo per dire che la scienza, ho fatto questi esempi, ma non c'era solo questo, non c'era solo la fisica e la matematica, c'era anche la medicina, c'era la tecnologia. Alessandria d'Egitto era un luogo di innovazione tecnologica, c'erano cioè vere e proprie industrie che vendevano i beni prodotti fuori da Alessandria, c'era uno scambio internazionale. C'erano anche fenomeni di protezionismo. A un certo punto ad Alessandria d'Egitto decisero che i papiri non potevano essere più commerciati con le altre città del Mediterraneo. Ci fu, insomma, fu elevata una barriera doganale e quindi questo spinse all'innovazione nel mondo ellenistico. A Pergamo dice, beh, adesso come facciamo senza papiri? Dove scriviamo? E si inventarono la pergamena. La pergamena è nata perché Pergamo cercò di trovare una soluzione tecnologica nuova al protezionismo di Alessandria. Bene, le cose sono andate avanti per molti e molti secoli. Certo, i secoli d'oro della scienza ellenistica sono stati il terzo e il secondo secolo avanti Cristo, ma Alessandria è continuato a essere il centro principale della scienza ellenistica per 700 anni. L'ultima scienziata di Alessandria, forse molti di voi non hanno sentita nominare, si chiamava Ipazia e fu uccisa. Diciamo, vabbè. Bene, la scienza ellenistica ebbe contatti e si diffuse anche verso Oriente, in India e anche in Cina. Più in India che in Cina, ma arrivò anche in Cina. Ma soprattutto ritornò nel Mediterraneo intorno al VII-VIII secolo, quando gli arabi, che avevano conquistato in brevissimo tempo un impero enorme, cominciarono, sentendosi un po' arretrati da un punto di vista culturale, cominciarono a tradurre in maniera sistematica dal greco, prima in tante lingue, poi in arabo, tutte le opere della filosofia greca, quindi Platone, Aristotele, eccetera, eccetera, e tutte le opere dei scienziati ellenistici, quindi Euclide, eccetera, eccetera, tutti tradotte in arabo. La scienza araba, anche per questo, dopo quella ellenistica, è stata la più creativa fino a 1400, va bene? Una scienza, importante, 1400 del nostro tempo, quindi una scienza davvero importante. Ma davvero importante anche per noi europei. Vedete, noi europei, da tutto questo rivolgimento di scienza, noi europei dell'Occidente, dalla Grecia verso Occidente, eravamo rimasti un po' lontani, fuori da questa circolazione di idee scientifiche. E i motivi vanno ricercati in Roma, e nell'impero romano, nelle conquiste romane. Roma non era come Alessandria. Alessandria era una città industriale, qualche economista oggi dice, industriale, proto-industriale, ma era una città mercantile, di scambi, così anche nella prima parte della loro storia le città arabe. Ebbene, Roma no. Roma era una città che fondava il suo potere sull'esercito e la sua economia sul mondo rurale, sulla produzione di beni agricoli. L'impero romano è stato definito un grande impero rurale.
non aveva bisogno di innovazione e quindi si è dimenticata la scienza, diciamo, sostanzialmente. Il mio amico Lucio Russo, di cui vi dicevo prima, ha scritto un bellissimo libro, La rivoluzione dimenticata. La rivoluzione è quella scientifica dimenticata, perché in epoca romana è stata dimenticata, almeno dalle nostre parti. Bene, ritorna per la prima volta in Europa, anzi arriva per la prima volta in Europa intorno al XIII secolo. Pensate che la prima volta che è stato tradotto gli elementi di Euclide, che è stato tradotto in latino, è stato nel 1170 da parte di un monaco inglese, Abelardo di Bath, che aveva preso il libro di Euclide in arabo e aveva deciso finalmente di tradurlo in latino. La prima volta era stato tradotto 1500 anni dopo. Intanto lo conoscevano non solo tutto il Mediterraneo orientale, ma anche gli indiani e anche i cinesi. E così tanti altri libri.